vedo i like, ma non vedo le persone. Adoro. E con la prima moderatrice, la Sabri, è il primo utente del mondo di Leo. Benvenuti. Benvenuti a tutti, ciao ragazzi, secondo moderatore voci dal buco dal tubo. Il mio salvatore della patria, così lo devo chiamare. Ciao a tutti, ciao. Ciao Rosanna, la terza moderatrice. Le altre stanno facendo, come dire, casino nel gruppo moderatori. Io c'ho un gruppo moderatori ultimamente un po' sconcio, devo dire. Piccheli, noi pensavamo che tu stessi dormendo. Ti è venuto coccolone a guardare il nostro gruppo? Cioè, Regina, ti sei ripresa dalla bastonata di Castro, giocatore del Cagliari. Facciamo finta di non aver letto, eh? Chi rompe la... Allora, voi mi spieghi la Zammara che cacchio è, che cazzo è? C'è anche Lele, cioè io Lele la leggo dagli altri, ma non... Ah, eccola, sì. Ciao Lele, sono venute tutte le mie moderatrici. Regina, io non volevo davvero darti fastidio su Instagram, hai frainteso le mie parole. Giulia, allora, se vuoi portare la discussione qua, io la rendo pubblica prima di far partire questa live. Io non lo so, ho le labbra secche. Devo fare uno scrub. Dico subito che se tu mi riprendi in direct dicendo che io non devo dire che mio figlio non è ritardato, perché pensavo fosse ritardato, ma devo dire che pensavo avesse dei ritardi mentali, perché la parola ritardato è brutto a confronto di ritardi mentali. Perdonami, da qui si vede l'età che hai, per questo poi alla fine ho chiesto la tua età, mi hai detto che avevi 19 anni e ho desistito, per questo ho tagliato corto, ma se avessi avuto la mia età ti avrei mandata a fanculo. Sei ok? Cioè, hai capito cosa intendo? Perché mi è successo più di una volta che mi hanno segnalato i post, questo volevo chiedere. Il mondo di Leo, non so di cosa parli, contattami in privato. Ciao a tutti, tutti, come dice mio figlio, tutti, tutti. Mi sa che devi stare attenta ad ogni parola, ma che vita è questa? Impazzisci con questi fottete. No, ma Domenico, veramente, io posso capire che la parola dia fastidio. Io a volte, io il video sull'autismo, a volte mi dico di non farlo. Perché posso urtare, mi rendo conto che per chi è genitore di, posso urtare la loro sensibilità. In quel momento si sentono male ed è per questo che io il video sull'autismo in sé per sé non lo faccio mai, spiegando la diagnosi di mio figlio, spiegando i suoi progressi, perché ho paura di urtare la sensibilità appunto di chi sta nel settore per ovvie ragioni. Ma la ragazzina di 19 anni che con l'autismo probabilmente non ci ha mai avuto a che fare, non mi puoi, o con i ritardi mentali, non mi puoi richiamare in privato a me che ho 40 anni dicendo aspetta, ma tu non puoi usare la parola ritardato. Di ritardato mentale, magari è meglio. Dario, perché non entri in live invece di lasciare messaggi? Entra, parla tesoro se ti vuoi confessare. No, 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 ma non lo voglio proprio in live. Perdonami, Lele. Anche se penso che quello fosse un fake, eh? Quindi no, 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 fake o non fake, non voglio andare a capire. Chiudiamo questo discorso. Ci sono più moderatori che utenti in questa chat. Ho fatto moderatori tutti. Guardate come si divertono tra di loro le moderatrici. Non potete capire cosa fanno in privato. A me mi stanno scioccando. Pensavo fossero tutte santarelline, comunque. Niente. Allora, io in questa live dovevo parlare di una cosa, ne parlerò alla fine. Anche se avrei voluto tanto farci un video. Non lo so, magari nel corso di questa live cambio idea e magari domani ci faccio un video. Te lo dico io se la... Oddio, Lele, adoro.
Nadia sapeva, Giulia sì, quel tumore l'avevano raccontato. Alessia Marcuzzi l'ha raccontato perché io non ho mai capito che tumore avesse, non lo voglio sapere, anche perché andare a cercare adesso non ha senso. Tu se vai a cercare la cosa è per capire la persona che hai davanti, che è malata di tumore, quanto rischia la vita. Adesso che non c'è più non mi va ad indagare, non mi interessa. Riposa in pace tesoro. Sì, lei sapeva e quel video è stato fatto proprio perché lei sapeva. Perdonatemi però, le Iene, fanpage in primis è stato falso nei confronti di Nadia, perché nel periodo in cui è morta, ancora adesso non smette, fa sempre video sfruttando la disgrazia di Nadia Toffa. Ma tanto la fanpage abbiamo sempre detto che non è giornalismo quello. Quelli che fanno quei reportage parlando con te e fanno finta di piangere, cameraman e pseudogiornalista fanno finta di piangere perché tu gli racconti una cosa e poi vanno in redazione e montano un video per farti a merda. Al di là del fatto che io abbia ragione o no, perché raga, io non dico mai di avere ragione per quanto riguarda il video di fanpage, perché mi spiego. Era un video montato ad arte per far vedere che la bullizzata era quella di Bruxelles e che io insomma fossi quella che bullizzasse. Invece se il video fosse, avesse raccontato tutti i trascorsi, tanti, appena uscito quei video, prima di darmi addosso, che all'inizio così è stato, mi hanno dato addosso, poi hanno capito, hanno visto le mie live dove spiegavo e hanno capito. Ma all'inizio mi hanno dato addosso, magari se quel video fosse stato un po' più coordinato bene, avrebbero detto non solo chi conosceva quella di Bruxelles, ma anche quelli che venivano da fuori, gli semplici utenti di fanpage, avrebbero detto sì, aspetta un attimo, quella è stata nuda e cruda che ti ha detto quelle cose, ma tu come ti sei permessa di chiamare ritardato il figlio e di sgamare a tutto il web l'autismo del figlio di una youtuber che ti ha allontanata solo perché ha capito che eri pericolosa ed invidiosa anche dei tuoi amici. Figurarsi quello che potevi fare contro gli estranei. Ma quella di fanpage sono io. Quella sono io quando mi toccano i bambini. Il video è montato male, nel senso che sembro una pazza che all'improvviso prende di mira una persona e la fa a merda. Invece non è così. Ma quegli spezzoni li ho fatti io. Capite cosa intendo? Cioè, ma qui. Ah no, pensavo. Fate si sa qualcosa? No, non sappiamo niente, ragazzi. Non si sa ancora niente. Sta là, sta là. Sei stata anche troppo buona. No, buona no. Ciao Lucky. Bravo, ho raggiunto il primo obiettivo. Ho perso 5 kg. Brava Ellie. Finalmente mi sento felice per questo primo passo. Ho seguito il tuo consiglio e ho smesso di mangiare la notte. Volevo condividere. Ma vedi, vedi, vedete quando condividiamo queste cose. Ciao Rebecca. Rebecca, sei nuova. Ciao, benvenuta. Quindi fanpage è il, come dire, il letamaio del giornalismo, anche se chiamarlo letamaio del giornalismo è chiamarlo una sorta di giornalismo, ma non è proprio giornalismo, questo è sciacallaggio. Per quanto riguarda le Iene, è tutta Mediaset perché sono stati ipocriti, perché poi la maggior parte di quelli che presenziavano stasera erano quelli che non lavoravano adesso, cioè in questo momento, recentemente, alle Iene, ma erano quelli che avevano anche lavorato in passato. Io al funerale di Nadia Toff ho visto quattro persone. Carmelita D'Urso ci ha dedicato un post a chiappa like su Instagram, non ci è andata al funerale. La stessa Alessia Marcuzzi, dove stava durante il funerale? In vacanza. Dove stavano tutti quelli che stasera presenziavano lì? Fabio Volo, addirittura Brignano. Brignano a un certo punto ho visto che faceva finta di piangere e guardava la telecamera. Brignano poi mi è sceso proprio un.
un mito, perché quello mi fa ridere un sacco, ma veramente. Hilary Brice non si è presentata in studio oggi. Io credo che sia un qualcosa, non con Nadia Toffa, penso che sia un qualcosa con le Iene, per questo non sia venuta, perché non credo che abbia risentimento verso appunto la povera Nadia. Io purtroppo non posso andare a correre, mi faccio tanti esercizi a casa tramite app. Brava Ellie. Giulio Golia è stato l'unico con la faccia sincera in quel programma. E Matteo Viviani. Il resto li ho visti tutti falsi. Cioè, raga, guardavano le telecamere. Grazie, dai, lasciamola riposare in pace. Io poi non piace sentire di questo male. E Bianca purtroppo esiste. Ha avuto un vuoto di memoria. Regina ha avuto un vuoto di memoria. Dove, quando? Io ce li ho sempre i vuoti di memoria. Rebecca, già ci siamo sentiti. Ho visto dal vivo la madre di Nadia in lacrime uscire dall'ospedale. Mi si è stretto il cuore. Sei di Brescia, tesoro. La Marcuzzi ha cercato di essere sensibile, ma occhi puntati sulle telecamere. Golia o Savino dovevano parlare. Brava Rosa. Gli amici, perché poi tra l'altro loro erano proprio amici della Toffa. E niente, questo. Vabbè, poi vi devo parlare anche. Il video lo so, io dirò che farò il video e poi il video non lo faccio più, perché poi sto avendo un sacco di cose da fare. Tra l'altro, tutte risolutive, tranne una di cui non posso parlarvi perché altrimenti coinvolgerei persone che non c'entrano qui su YouTube, sto parlando persone della mia famiglia, ma se stai vedendo questa live, sto parlando di una persona con cui ho a che fare, con quel reale, io spero che il buon Dio ti faccia pagare tutto quello che stai facendo ad un'anima innocente e tu mi segui. Per il resto, volevo parlarvi di una cosa che è successa in un famoso bar di Napoli. Chi conosce il Gambrinus? Il Gambrinus che dista pochissimi metri da Piazza del Plebiscito, una qualunque, che ha scritto una qualunque, erano tutti falsi. Annina Lifestyle. Allora iscrivetevi a questo canale, questa ragazza è di Napoli, da quanto ho capito abita a pochi metri da me, un paio di chilometri, perché abita a Secondigliano, praticamente dove abitavo io prima. E ci sarà un video in collaborazione, tra l'altro ci dobbiamo mettere d'accordo, ma per questa settimana uscirà, anche perché io ho comprato la salsiccia e già dalla salsiccia dovreste capire che tipo di video è. Cioè, non ve lo perdete. Iscrivetevi al suo canale perché lei farà un video e io ne farò un altro. Non vi voglio dire niente, altrimenti vi spoilererei anche il tipo di video. Quindi iscrivetevi al canale di Annina Lifestyle. Credo di esserci stata, l'unica volta che sono stata a Napoli. Allora, praticamente cosa è successo al Gambrinus? C'era un ragazzo, è andato un ragazzo per comprare delle paste, no, pasticcini praticamente, e ha incontrato una barista molto scortese che a un certo punto, oltre ad essere stata scortese, è stata anche omofoba, perché si gira verso un suo collega e fa: ma che vuole questo ri, puntini puntini puntini, di cacca. Il ragazzo ha scritto tutto su Facebook e il suo post è diventato virale. Io adesso vi spiego. Io prima di riportare delle cose mi documento, perché ragazzi ci sono un sacco di mitomani, gente che oramai ha capito che col web basta che un post diventa virale, magari diventano, come vi devo dire, la Dayanira del momento. E non funziona così, perché voi dovreste perseverare nell'interessare e intrattenere una delle persone, una o più follower, e non siete tutti bravi. Comunque, questo ragazzo, andandolo a contattare per dire: senti, ma mi spieghi un po' cosa è successo, vorrei portare la tua testimonianza e
e vorrei capire se tu fossi un mitomane o meno. Ma nel frattempo che gli ho scritto, mentre che lui mi rispondesse, sono andata a vedere gli amici comuni e il figlio del proprietario del bar era un suo amico, era e un suo amico. Dopo che comunque il mio amico, il figlio del proprietario del bar, mi ha assicurato sulla genuinità di questo ragazzo, ho parlato col ragazzo stesso, ho detto: guarda, se non ti fidi delle mie parole, io sto per andare a Gambrinus, vogliono un incontro, il proprietario del bar vuole un incontro con me, mentre ci sono presenti telecamere e stampa, quindi dopo ci saranno delle scuse pubbliche. E così è stato. Il proprietario del Gambrinus voleva licenziare la ragazza, ma il ragazzo si è battuto affinché la ragazza chiedesse scusa, ma che non venisse licenziata. Quindi, se dall'altra parte abbiamo come concittadina, tra l'altro, questa ragazza abita anche nei posti dove abitavo io prima, ed una delle tante ragioni per la quale ce ne siamo scappati è proprio questo disagio che c'è nei quartieri spagnoli. Anche se io non stavo ai quartieri spagnoli, ma erano molto vicini. Quindi, se da una parte io ho una concittadina omofoba, ignorante, dietro ad un banco di pasticceria, dall'altra c'ho pure un ragazzo napoletano che ha perdonato subito e che affinché, si è anche battuto affinché la ragazza non venisse licenziata. Io non lo so se sarei stata buona così. Non lo so, sinceramente. Se il gay in questione sarebbe stato mio fratello e la ragazza avesse detto questa frase poco carina a mio fratello, non lo so se io sarei stata così buonina. Complimenti al ragazzo, io non l'avrei fatto. Se vuoi lavorare con il pubblico, devi avere rispetto delle persone. Brava. Ciao Rita Chiabotto, benvenuta. Rosanna, ogni tanto una piccola sculacciata, ma giusto per scherzare, dai, nulla contro di lei. Oddio, di cosa stanno parlando? Michele Arcangelo, un plauso a questo ragazzo. Michele Arcangelo è quello dell'altra sera, sì. Ciao Manuela, penso pure sia nuova. Scusate i vuoti di memoria. No, grazie, non lavoro in redazione. Credo che abbia visto video o programmi. Ha detto la sua sull'impressione che ha avuto. Non so cosa ti riferisci. Ti ascolto mentre gioco ad un gioco di zombie alla play, così la tua voce mi fa coraggio, adoro. Una fra qualunque tu ci lavori, ma hai seguito le iene? Hai seguito le iene? Hai visto le facce? Una fra qualunque ci lavora, alle iene? No, fatela parlare, perché adesso ho visto il San Gennaro 0, Sant'Efisio 1. Classico esempio di classe contro la grezzamma, gesto molto elegante del ragazzo. La classe non è acqua, brava Rosa. Alcuni stanno parlando di qualcosa, alcuni stanno parlando di altro. Io vorrei parlare con la ragazza che ha avuto a che dire e ha detto che lavora alle Iene. L'omofobia è una malattia. L'Eleven c'ha sempre quasi ragione. Ho visto le tue storie a riguardo proprio stamattina. Questi lavori in cui si ha a che fare con la gente, bisogna metterle in primo piano l'educazione, ma soprattutto il rispetto. Cioè, ma poi un posto rinomato come Gambrinus, anche perché il proprietario si è visto costretto a chiedere scusa pubblicamente, perché raga, un post che diventa così virale, oggi il web ti toglie. Perché raga, io per esempio, se un giorno voi vi accorgereste che io vi avessi raccontato qualche cazzata, il web come mi ha dato così vi toglierebbe, ci metterebbe 2 secondi. Questo si è visto costretto a chiedere scusa, io spero che sia stato sincero, ecco. Grazie, in realtà prendeva per i fondelli. Adoro pure questo. Questi tutti che mi vengono a prendere per il culo nella mia live. Ti ho risposto, ma mi cancella i messaggi. La Mirna, ciao tesoro. Il ragazzo ha fatto bene, ha dimostrato che l'amore batte l'odio, anche se nei suoi panni non l'avrei perdonata. Non ne avrei avuto la forza. Crai, ma lo stesso pure io. Grazie a quella una qualunque lavora alla Iune, come io sono la segretaria di Rocco. Tu sei la mia segretaria, molto più importante il tuo ruolo. Rossanna, è pleonastico dire che tu mi hai deluso questa sera. Mi è deflagrato l'amore che ho per te, figlia mia. Ti
Ancora con questa omofobia, ma stanno messi male. Sincero, meno lo doveva fare per l'immagine. Sì, Michele. Ciao tesoro, ti ho salutato appena sono entrata. Tesoro, sono diventata cieca. Aspetta che mi metto gli occhiali perché 200 euro di occhiali. Sono diventata. Cioè, io non prendo più gli integratori, raga. Sto diventando proprio. Sono smemorata, ma proprio smemorata. E poi sono cieca. Io lavorando dietro un banco rido e scherzo con i clienti abituali, ma mai mancando di rispetto ed evidenziando in pubblico la propria preferenza sessuale. Se il ragazzo lo voleva farlo sapere, diciamo che era molto molto esplicito, perché questo ragazzo è effeminato, ciò non toglie che il commento omofobo, no. Quando dici pleonastico mi eccita d'oro, Francesco, non so perché ti stavo chiamando Francesco, Raffaella. Sono cose da dire, dimmelo in privato. Allora, da Alessandro il web non ha tolto, non sempre chi commette errori gravi paga. Giulia prende 2000 euro al mese e poi non ha stima di nessuno? Ha tolto o ha dato, secondo te? Io vi dico sempre, YouTube sarà una cosa che morirà un giorno, non gli rimarrà né la stima e né i soldi, secondo te? E te lo dico io che ci sto dentro a YouTube, secondo voi? Il web ha tolto o ha dato a Chiara D'Alessandro? Pensateci bene. Io non ho mai detto che lavora alle Iene e lo testimoniano i miei commenti. Ho solo chiesto a Grazia, dato che la conosco da poco, se ci lavora lei, ma siete tutte scaldate. No, non ci lavoro, ma le facce false le vedo da qua a chilometri, molti chilometri. Ma la gente le dà ancora ragione, c'è ancora chi la segue. Giulia, ma chi la segue? Gente che le vuole dare, allora sono tre le classi: gente che vuole dare torto a me e quindi fa finta di adorare lei, ma sa benissimo che racconta balle. La seconda categoria: persone che non la conoscono veramente, ma poi arriveranno ai miei video, ai video degli altri e capiranno. Terza fase: quella a cui io ho paura, di cui ho paura, i ragazzini. Ho seguito altre live della regina, non so se si ricorda, ma sono la ragazza che fa l'assistente d'infanzia. Io ho scritto che ho lavorato e quindi non ho seguito neanche la TV. Una fra qualunque, lo sai che non mi ricordo se ci siamo già parlati. Comunque si è chiarito il fatto, no? Non lavoro alla Mediaset, ma sono molto false le facce lì. Non tutte, ma la maggior parte. Il 90% delle facce lì stava lì per fare. Però non hanno dato una carezza alla mamma di Nadia Toffa. Una mamma che perde una figlia di 40 anni. Ha bisogno di abbracci, non di post su Instagram. E questo ve lo posso dire per cognizione di causa. Gli ha dato i soldi, ma ha perso il rispetto. Brava Rita. Non ci siamo scaldate. È che fa male vedere chi soffre stare in silenzio e chi non ha dato nemmeno l'ultimo saluto all'aria ha avuto libertà di parola. Hai trovato soluzione al mal di gola e tosse? Mi sto sentendo meglio, raga. La cura è sempre la stessa. In verità non ho avuto il tempo di andare dal medico perché lunedì, martedì, mercoledì e giovedì con Brian ho ciò da fare. Oggi ho fatto. Chi ha seguito le mie. Raga, mi prendete il mio link di Instagram? Perché ci sono ancora persone che mi contattano e dicono: Reggi, ma che hai fatto? Mi hai bannato dall'altra parte. No, raga, ho perso il primo profilo, il secondo profilo. Ve lo spammeranno le mie moderatrici adesso. Chi mi segue su Instagram ha visto che io oggi, per esempio, ho avuto l'incontro con tutte le figure che stanno appresso a mio figlio: terapista privata, quella pubblica, neuropsichiatra privato, quello pubblico, la maestra di sostegno, la maestra di classe, l'assistente sociale. Aspettate che forse dimentico qualche pezzo. No, e basta. E l'assistente sociale della scuola, sì, ma penso di non avere sto guardo in ordine di come stavamo seduti. No, insomma, era un GLH per chi ha a che fare con la disabilità e con la scuola sa di cosa parlo. Ed è andato tutto stupendamente, ma questa cosa mi ha impegnato tutta la mattinata. Praticamente io quando ho finito sono andata a casa, ho riordinato la cameretta, ho messo i fagioli sul fuoco per Brian, ho cucinato i suoi fagioli, sono riscesa per andarlo a prendere, cioè proprio tutta la mattinata e Brian esce all'una, eh. Grazie per spammare il mio profilo Instagram, grazie ai miei moderatori e niente.
non ha avuto il tempo di andare dal medico, ma sembra che mi stia passando, sto molto molto meglio. Brian sembra già guarito. Raga, oggi ha dato una botta allo spigolo di un armadietto che io stavo morendo. Brian ha pianto 2 secondi, non aveva segni, ma io stavo morendo. Molte volte entro, saluto, sto a sentire un po' e poi differita. Poi al massimo lascio il commento sotto. Tesoro, in bocca al lupo e sentiti meglio. Finalmente ti trovo in live. Grazie, aspetto le tue perle, tu sai. Allora, sono sempre Ele, se non erro, ha scritto questa cosa perché è la persona che prende tutti i pezzetti delle mie live, le mie figure di merda potenziali, me le prende, me le taglia, me le manda su Instagram ed io le metto live. L'ultima dove dicevo che il signore si doveva prendere Ciao sono famosa mi è stata segnalata per bullismo, per questo non la vedete più su Instagram. Sono gli haters che non dicono che mi invidiano, però stanno sempre là, perché se tu mi segnali un post per farmi togliere Instagram, un post scherzoso, significa proprio che non hai tempo per te stessa, per gli altri, non hai nessuno intorno e sta lì a cercare di farmi del male. Io se perdo un profilo Instagram ne apro un terzo, forse non vi è chiaro. Un bacio, la Mirna tra l'altro viene da canali di scolo che ancora adesso è pleonastico dire che sono ossessionati e adesso sta dalla nostra parte. Ringrazio sempre la controparte che mi ha fatto conoscere Mirna e tutti voi, perché la maggior parte di voi venite da altri canali che poi avete conosciuto me. Giulia, cioè mi sento molto meglio, molto molto meglio. Però dal medico non vi nascondo che ci devo andare, anche perché indovinate, indovinate, forse l'ho detto in qualche altra live, comunque sto intraprendendo il discorso dell'endomioplastica, ma la farò in provincia di Napoli e non a Potenza. Ossessionata è poco, e vabbè, fa niente. Sappiate solo, ma le persone intelligenti io non devo spiegare, che dal 5 settembre non è che io non parlo per paura di... Io già non ne parlavo prima. Dopo una denuncia non si può parlare più. Lei mi ha denunciata, dice, continua a parlare di me, dice, e continua. Io, per quanto mi riguarda, mi sto facendo i stragazzi miei. Regina, io sono terapista ABBA. Brian, che tipo di miglioramenti ha avuto? Immagino che soddisfazione. Raga, varcatura è mia. Sta aspettando la mia morte, ciò sono famosa. Allora, che tipi di miglioramenti ha avuto? Cioè, intanto la scolarizzazione è perfetta. Cioè, Brian sta seduto al banco. Perché, vabbè, è inutile che ti dico che i problemi di Brian sono strettamente comportamentali. Prima praticamente si sdraiava a terra e così stava in classe i primi giorni, poi mano mano, mano mano, ha avuto dei miglioramenti che adesso lo fanno stare in classe tutta la giornata, sta seduta tutta la giornata, studia con gli amici, cerca gli amici per il gioco perché i primi 6 mesi ha giocato da solo. Io non voglio dimenticare niente perché sto parlando con una terapista ABBA che mi sta chiedendo di Brian e quindi comunque ragazzi... A te che sei una terapista ABBA, stamattina qualche figura ha detto a me che alcune cose perfezionistiche che Brian ha sono dovute all'autismo. La terapista ABBA si è girata e ha detto: voi fate la maestra, quelli che trattano l'autismo lasciatelo fare a noi. Perché ovviamente ad Anna non è andato giù il fatto che, insomma, i miglioramenti di Brian vadano, come dire, attribuiti alle stereotipie. No, Brian torna indietro e la cosa la fa per bene, perché è perfezionista nelle cose che fa. Non c'entra niente l'autismo, perché non è una stereotipia tornare sul tratteggio e rifarlo bene, anche perché non lo fa con tutte le cose che tratteggia, ma solo con le cose che tratteggia male. Quindi... Stamattina ho visto, è la persona che segue di più Brian, anche se non lo vede tutti i giorni. Lo vede 3 volte a settimana, ma sono 2 ore, sono 6 ore settimanali. Ma è la persona che, insomma, a Brian l'ha proprio drizzato, raga. Quindi gli si è accapponata alla pelle quando lei ha detto quello che fa Brian. Fa, ma scusi, ma questo fa parte, è una stereotipia che viene dall'autismo. Lei si è girata e ha detto, come?
Brian è più bravo dei bambini in classe e voi mi buttate questa cosa del calderone dell'autismo. Allora ha detto, tu fai la maestra. La ragazza che tratta l'autismo, visto che 6 mesi di master me li sono fatti io, lo faccio io. Ha messo un po' a posto. Quando non hanno merito dei miglioramenti. Sì, magari sì, perché questa maestra non è che... Era la maestra e non è che è stata licenziata, è la maestra che fa anche l'assistente sociale alla scuola, ecco. Iron, io sono buona e brava, questo lo dice anche mio fratello. Raga, le foto in privato che mi mando con le Bobby, qualcuno è capitata in macchina che la vedesse mio fratello per sbaglio, si è innamorato, si è innamorato. Antonio è proprio perso. Chiaruna secondo me ha litigato con altri moderatori perché non se ne leggono più da tempo. Adoro. È precisino, sì, ma tra l'altro questa è una cosa, io l'ho raccontata stamattina, è una cosa che ha preso dal padre, vi spiego. Il padre, quando io guardavo un film con lui e non capivo appunto, lui mi diceva, per esempio, io dicevo, Davide, ma che ha detto quel personaggio? Una volta mi capitò con Avatar, non avevo capito un passaggio. Mi fa, non hai capito? Aspetta un attimo. Ha messo indietro e ha preteso che io capissi quel passaggio da sola. Perfettino, perché dice, se tu non capisci un passaggio, poi non capirai gli altri. Mio figlio è uguale, ma non lo fa solo col tratteggio, raga. Mio figlio è precisino. Se tu fai il puzzle con lui e sbagli un passaggio ad attaccare un pezzo, Brian ti guarda, prende il pezzo mentre ti guarda, te lo dà in mano, prende quello giusto e lo rimette. È proprio precisino. Quelli sono miglioramenti dovuti alle terapie continue e proficue. Comunque Brian è a buonissimo punto, vedrai che presto sarà pronto al linguaggio. Diciamo che già sta iniziando a parlottare, per esempio, prima in camera stava giocando col papà, perché Alessia ha fatto... Aspettate, domenica ha festeggiato il suo primo anniversario da fidanzata. Il fidanzato gli ha fatto il palloncino con il gas ad elio e ce l'ha in camera. Brian l'ha visto, lei l'ha messo là per non farglielo schiattare. Brian stasera l'ha visto mentre stavamo guardando le Iene. Ha preso il palloncino e ci giocava. A un certo punto io gliel'ho messo in modo che non lo prendesse perché ci stava cacando il cacchio col palloncino davanti alla TV. Lui mi guarda e fa, e dai, Tatia! E dai, grazie, lui mi chiama Tatia. Io pago le terapie, non mi chiama nemmeno mamma. Che ci vuoi fare? Lo passi sul gas? No, poi diranno che sono una mamma di merda. Chiamami Tatia, chiamami come cacchio, vuoi tu, basta che parli. E a tutti in chat io vado a coricarmi che non sto bene. La palla al piede, mi raccomando, la palla al piede non porta manco bene sto nickname. Comunque, una pronta guarigione, un bacio e fammi sapere come stai. Il pulitore, mio marito è guarito dal cancro grazie alle cure. Io sono guarita dal cancro grazie alle cure. Lascia perdere, va che è meglio. Il pulitore è un santone. È venuta Vanna Marchi nella live. Se salto qualche commento, ragazzi, sorry, ma ho una telefonata. Vai, vai, tranquilla. È un puntiglioso e perfezionista. Essere precisi fa parte del carattere o dall'apprendimento dei gesti altrui. Il pulitore, ma che cacchio è sto pulitore? Ma io non lo leggo. La scemizia. Leggete cosa contengono i farmaci e danni. Allora, aspettate un attimo, che ci sono dei farmaci cancerogeni, cancerogeni, ne abbiamo parlato anche alla manifestazione che si è tenuta venerdì scorso per quanto riguarda, no, sabato, scusatemi, per quanto riguarda la Terra dei Fuochi, quindi non è una cazzata. Se avreste sentito, se avreste presenziato a quella manifestazione, ve ne andavate con le mani nei capelli come ce ne siamo andati noi. Ciao Bunny. Scusa, non so chi sei, manco io. Però non te lo chiedo, vedi? Anche mia figlia mi chiama per nome, mi fa tanto ridere. Ciao Elisa. Buon pulitore, se lo piglio lo pulisco come si deve. Magari lui si aspetta una cosa scuccia, vai piano, perché poi ho detto anche che sei buona, capito? Non lo so cosa sta dicendo il punitore. Che forza, dai, grazie, che bello, forza, forza. Ogni terapia è un passo avanti ed avere una mamma così preparata è una fortuna, te lo assicuro, non sono tutti genitori come te. No, Federica, io all'inizio non sapevo manco cosa fosse l'autismo, io l'autismo pensavo...
fosse generalizzato a un certo tipo di gravità. Io pensavo che mio figlio da grande, vedete, io ci sono certe volte che non so come parlare per non offendere la sensibilità di chi ha un bambino autistico più grave. Però io generalizzavo, non ne sapevo niente, purtroppo ero ignorante pure io, probabilmente lo sono ancora. È un anno e mezzo dalla diagnosi di tuo figlio, ovviamente qualcosa impari, no? Io da circa un anno non sono più Francesca, ma zia Tanti. Zia Tanti, che bello. Lele agguerrita. Domenico, hai perso il senso dell'orientamento? Sta nascendo il figlio di Fate, sì. Raga, può nascere mo', può nascere domani, però sì. Rosanna, devo regalargli una busta, ma cosa succede? Ragazzi e ragazzi, vado a ninare. Ellie Brown, buonanotte. Ma sto pulitore che cavolate sta dicendo? Ma ha bevuto? A volte capita, perché voi lo bevete? A volte lo bevete e seguite le live di qualcuno. Iris, devi seguire la live da capo perché stiamo parlando di tutt'altro adesso. Anche perché nominare di nuovo Nadia Toffa, poverina. Ripeto, un bacio e riposa in pace. Che qua, qui non si sta tanto bene, Nadia. Ma tu l'hai provato sulla tua pelle. C'era più linea. Mi vedete? Chiudiamo la live perché se fa così lo farà anche con la connessione dati. O magari qualcuno sta giocando di là con la. Aggiornate! Voci dal tubo, lo sai come si dice? Cuccia via, stati zitta. Sì, ma ci sono genitori che si vergognano, che gli spieghi come continuare a casa le terapie, non faranno mai nulla di ciò, c'è tanta ignoranza. Brian si accorgerà la fortuna di aver avuto. Grazie. Tra l'altro, io questo incontro, il GLH, non sapevo manco cosa fosse, perché essendo, facendo terapie private, queste cose non le fanno, tranne il fatto che la terapista Abba entra in classe di Brian una volta a settimana, infatti ci andrà domani. Perché quest'anno abbiamo cambiato il giorno, invece del martedì ci sarà il mercoledì, perché il martedì dovrà fare psicomotricità. Io pagavo Anna per far sì che una volta a settimana andasse anche a scuola, perché Brian parla anche con i segni. Acqua, biscotto, pennarello, patatine, ci sono diversi segni. E volevo che imparassero anche quelli in classe, i bambini e le maestre. E Anna, insomma, ha insegnato infatti i bambini di Brian, con Brian, quando Brian fa così, ah, aspetta, vuoi l'acqua, te la prendo io? Cioè, tutti i bambini di 5 anni hanno imparato il linguaggio di Brian. Ed io ho fatto affinché sta cosa, ce l'è voluto fare entrare la terapista Abba in classe l'anno scorso, quest'anno mi hanno fatto meno problemi. Ho dovuto fare tutti i permessi da capo, però raga, ce l'è voluto. Non sapevo cosa fosse GLH per la prima volta, fortunatamente. Entrando all'ASL di mezzo, la neuropsichiatra dell'ASL vuole avere un contatto diretto con tutte le persone che lavorano con Brian. E di questo io sono stata felicissima. Quindi abbiamo dato un libro con i segni alla psicomotricista, così quando Brian andrà lì, già qualcosa gliel'avevo detto io, quindi più frequenti, il libro. Il libro, insomma, servirà a lei per capire Brian. Cioè, raga, un lavoro fatto stupendamente. Io non sono bravissima, ho incontrato delle belle persone, però. Non tutte, eh? La dirigente scolastica mi fa. Qualche giorno questo il fegato me lo fa fare a pezzettine, me lo fa buttare giù dal quarto piano. Norvegia è la migliore, poi hanno fatto varie altre versioni. Famosa, tranquilla, non so di cosa state parlando. Tesoro, mio figlio non parlava fino all'età di 6 anni, l'unica parola che diceva era M. Stop, mi sono messa con mente e pensiero e è andato a fare logopedia, adesso a 9 anni non sto mai zitto. Tra l'altro penso che adesso che è uscita la parola gli daranno anche la logopedia. Addio, la punizione di Lele sarà tremenda, fungo il Congo. Sono siciliana, sì, forse mi ricordo di te, sai? Mi ricordo, è da poco che sei diventata, o no, forse stai studiando. Antonio, ma sei tornato? Antonio, io nel gruppo moderatrici ho passato le foto di quello che si mangiavano perché Paoletto mi mandava le foto.
Fate schifo. Scam? Ok, Iris. Io sto guardando This Is Us, in verità. Ma tu sei nera di capelli naturali? No, il mio colore naturale è la tinta che sto facendo adesso, raga. Castano chiaro. Giovanni. Giovanni da Mykonos. È qui! Sono invidiosa. Popolo tesoro, dove sta Pablito? Lele, non chiamarlo popolo che si arrapa. Ecco, questa è la prossima GIF che andrà su Instagram. Chiedevo se Federica Spano sia calabrese perché ha lo stesso nome di una ragazza che conosco, quindi pensavo fosse lei. Qualcuno può aiutarmi per favore? Roxy, cosa succede? Dimmi, dimmi, cosa sta succedendo nella tua vita di così importante da chiedere aiuto in una live di 158 persone? Grazie, che poi ho scoperto che ci lavora uno che veniva al campeggio ogni tanto col motorino che non vedevamo da 8 anni. Ma mica Vincenzone. Parli di Vincenzone. Ciao critico. Famosa l'anno prossimo tutti insieme. Ma Mykonos o a Napoli? Io sto aspettando a Napoli. Pezzo di. Non lo conosci l'amico di Vincenzone. Chiedevo aiuto informatico. Allora è il posto giusto, Roxy. Se qualcuno ti può rispondere, scrivi il messaggio. A febbraio ti bullizzo io, vedrai. Febbraio è un mese tosto. Se mi venite a trovare non mi dispiace. A febbraio tutti i miei amici vi stanno sempre vicino. Febbraio, marzo. Basta cliccare su iscriviti. Mi conosco, no, ci sono già stato, è per cazzi tuoi, io ci devo andare, mi devi fare compagnia, non voglio sapere niente. Mai sentito dello scandalo di Bruno Vespa? No. Cos'è successo? Bianca Torla, mi sento in colpa, ha bannato qualcuno che non doveva bannare. Questa mi fa danni. Tra l'altro, in questi giorni farò anche il video, visto che le poesie vi piacciono. Domani forse giro il video su una poesia sui figli, sempre in napoletano, perché vi piace. E sotto nell'info box vi scriverò la traduzione in italiano. Hai visto le belle mie? Hanno detto che ho la voce da gay, ma io sono gay. Non ho capito, critico. Grazie a cui dormono tutti. Amore, la compagnia che non dorme mai, lo sai qual è? Io anche col fegato in braccio sto male quando sto in vacanza, devo uscire. Io sono la croce di Marco quando esco, raga. Lui proprio quando stiamo in vacanza insieme dice: mi devi sempre far lavorare. Infatti, avete visto i vlog in Sardegna, no? Uscivamo 3 volte al giorno. Manco la pennichella gli facevo fare. Mi insultano i fake sul mio canale, tranquilla. Ma che te ne fu. Vedi la discussione di cui ho parlato all'inizio, di quello che è successo qui a Napoli, il rinomato bar napoletano. Infatti io alla fine rimango da solo. Esci, esci, esci da solo, esci lo stesso. Grazie, amo, chiudi sta live che si blocca. Si blocca ancora, vediamo un attimo se metto. Adesso come va? Vespa, nella sua imbarazzante trasmissione TV, ha sminuito in una maniera disgustosa una donna sopravvissuta a un femminicidio. E poi è successo un casino, giustamente. Tutto questo è live? Cioè, tutto questo in diretta? Qual è il colmo per una hostess? Andiamo in live. Capire tutto a volo. Ok. Aspettate che. Cioè, perché non me lo fa fare? Lo voglio buttare fuori. Allora, metti utente in timeout. Ho messo in timeout Antoniopolo. Dopo questo me ne posso andare a dormire. Tesoro, ora vado a letto che la pupa mi vuole. Continuo a vedere il video domani. Spero tu lo salvi. Ti mando un bacione e saluto ai moderatori. Iscrivetevi al canale di Annina.
Un bacio tesoro, perché nei prossimi giorni, anzi, il prossimo video sarà proprio vlog, sarà proprio dedicato a lei. Lei lo dedicherà a me. Quindi, occhio, state connessi. Comunque, povero Antonio, no, se lo meritava il time out. La prossima volta lo banno e lo tolgo da moderatore. Cioè. Buonasera a tutti, sono appena entrata. Cosa è successo? Riguardati la live, perché adesso vado, perché domani mi devo svegliare presto, come tutte le mattine. Questo si sveglia alle 7 e un quarto e a scuola deve entrare alle 8. Può entrare dalle 8 alle 9, però è mattiniero, sembra che debba andare a raccogliere pomodori. Quindi un bacio. Ah, anche la batteria scarica, quindi ciao ragazzi, top. Anzi, stasera vi voglio salutare così. Ciao ragazzi, yeah. Vi amo. Ciao.